Dall'Europa alle città, dall'Italia, dal Salento, anche da Brindisi, biglietto di ritorno poi per l'Europa, per un paese che sappia finalmente sfruttare le sue specialità all'interno di un nuovo sistema di sviluppo, favorendo l'abolizione di enti inutili e proiettando la geografia nazionale in un sistema di neoregionalismo. Al convegno organizzato dalla Confesercenti di Brindisi presso la sede della Camera di Commercio si è parlato fondamentalmente di una crisi economica e di identità che, mescolata a quella finanziaria, ha reso l'Italia ricca di incertezze e contrapposizioni. Al tavolo, ospite d'onore, il sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Walter Ferrazza, l'esponente dei moderati in rivoluzione, dopo aver ascoltato le analisi e raccolto le domande di istituzioni e associazioni, ha quindi presentato la sua ricetta, quella di un paese che, conscio delle proprie specialità, sappia guardare l'Europa. Le specialità dell'economia e dell'industria italiana, ma non solo, con una visione all'Europa. Oggi è importante capire come vogliamo guardare l'Europa, cosa l'Europa può fare per il sistema Italia e come appunto l'Italia deve riferirsi in termini economici e commerciali all'Europa tutta. Il disegno esposto dal sottosegretario va contestualizzato all'interno di un'Italia che però sappia superare gli attuali limiti amministrativi, sì per Ferrazza al taglio degli enti inutili come le province, sì anche ad un neoregionalismo capace di esaltare le peculiarità di un territorio come quello salentino all'interno di enti regionali più vicini alle esigenze dei cittadini. Io sono convinto che comunque riportare agli enti locali, quindi a degli enti che devono essere più a misura di cittadino e che hanno più l'interesse perché meglio conoscono le esigenze del cittadino, è sicuramente la strada da percorrere. E quello che bisogna fare è sicuramente concentrarlo con i vari enti locali che a vario titolo poi devono scegliere per il cittadino. Fondamentale in tal senso sarà il ruolo della politica nazionale e locale, troppo spesso miope ed anacronistica, forse poco coraggiosa ed incapace di intercettare un'area di cambiamento che soffia dall'Europa.